significato della parola contrada è praticamente come una grande famiglia dove ti ritrovi sia nei momenti belli che anche quelli un po' più brutti, e quando ti trovi in contrada nei momenti belli condividi tutte le cose belle con i tuoi amici e con le persone con cui stai bene, e anche quando ci sono momenti brutti ugualmente riesci a condividere i momenti più brutti con gli amici e con le persone che normalmente frequentano la contrada, insomma. Diciamo che più o meno è la stessa cosa, quindi viene identificata come una grande famiglia. Ci si può volere più o meno bene, chiaramente, e quindi si può assimilare proprio a una famiglia. Molti ti avranno detto che essere di una contrada è qualcosa che è dentro di te, no? Che è scritto nel DNA. Nel mio DNA non c'è scritto proprio niente, perché io non sono nata a Siena, i miei genitori non sono di Siena, però credo ugualmente di voler bene al Bruco, di aver fatto molte cose nel Bruco e per il Bruco, e quindi è un modo di vivere che comunque noi abbiamo la fortuna di avere, perché penso che Siena sia un po' unica nel suo genere, o comunque ha una storia molto antica e quindi sia nato tutto qui. Pensiamo che la contrada possa continuare nelle sue tradizioni per molto tempo, perché le persone più vecchie cercano sempre di tramandare ai più giovani che cos'è e far capire che cos'è il significato della parola contrada, perché non è così scontato il fatto, cioè la parola contrada non è la corsa del minuto e mezzo in Piazza del Campo, ma è tutto quello che ci sta intorno, i quattro giorni prima del palio, ma tutto l'anno, quello che viene fatto in contrada, durante l'anno. E l'unica problematica che ci può essere è che il momento, i tempi stanno un po' cambiando, quindi in questa società più moderna anche la contrada e le contrade fanno un po' di fatica per continuare le tradizioni e per continuare a tramandare quello che i vecchi hanno in qualche modo costruito, perché ci sono delle regole non scritte che si tramandano da secoli, e in questo tempo un po' più moderno la contrada e chi governa la contrada, perché poi di fatto ci sono delle persone che devono decidere per gli altri, non è che la contrada che tutti possono comandare tra virgolette, le persone che governano la contrada in questi tempi un po' più moderni fanno un po' più di fatica, però io mi auguro che queste problematiche vengano superate e si possa continuare a trasmettere, a far capire il significato. Chiaramente la mia linea è più o meno la stessa, è ovvio che i tempi che cambiano non si possono ignorare, ci deve essere comunque una serie di accorgimenti che ci consentono di adeguarci alla nuova società, a tutti i nuovi cambiamenti che ci sono, perché comunque la contrada è uno specchio di ciò che c'è fuori dalla contrada stessa. È importante che la tradizione venga mantenuta, e questo è un ruolo molto importante che ha la contrada nei confronti dei bambini, quindi di trasmettere a questi bambini ciò che è il significato di tutto quello che viviamo, di quello che vogliamo ancora vivere e anche loro dovranno vivere per poter essere mantenuta così com'è, cioè una delle feste più belle del mondo, ovviamente. Per cui si fa fatica, sicuramente si fa fatica, però è importante cercare un equilibrio in tutte le cose nella vita tra quello che è stato e quello che deve essere e quello che piano piano deve cambiare, inevitabilmente dovrà cambiare.
cambiato già sicuramente, però l'importante è l'equilibrio con tutte le cose nella nostra vita. Grazie. We are welcome.